L'euro non ha mai convinto nessuno. Berlusconi attacca la moneta unica, poi si corregge. Le mie parole sono state distorte, dice il Premier, che si dice certo di arrivare fino a fine legislatura. Mercati ancora sotto pressione, con i BTP che raggiungono rendimenti record. Bersani chiama, raccolta le opposizioni, lancia le primarie del centro-sinistra. Tensione sul caso Bini-Smaghi, ultimatum all'Italia da parte di Sarkozy. La Francia reclama da subito il posto del membro italiano del board della Banca Centrale, che ieri è stato ricevuto dal Quirinale. Colloquio riservato, dicono al Colle, smentite le pressioni per le dimissioni di Bini-Smaghi. Il governo ha stanziato 65 milioni di euro per i comuni colpiti dall'alluvione. In Liguria e Toscana resta l'emergenza nell'area delle Cinque Terre, in Lunigiana, dove ieri è esplosa la rabbia dei cittadini contro i politici. Un sabato di campionato che promette emozioni. Negli anticipi della 10ª giornata big match all'Olimpico, la Roma ospita il Milan, trasferta insidiosa per il Napoli a Catania. Alle 20:45 il derby d'Italia, Inter-Juventus. Sono le 7:33 in questo momento, un buongiorno dalla redazione del telegiornale. Allora, si chiude di fatto una settimana che è stata per il nostro paese davvero faticosa, perché era iniziata con i timori di una bocciatura in Europa e si è conclusa invece ieri con il Presidente del Consiglio che ha superato anche lo scoglio di questa famosa lettera anonima che in qualche modo veniva da una fronda interna e lo invitava a fare un passo indietro, invece cercava di monetizzare, diciamo così, i successi ottenuti in Europa. Ma c'è stata una gaffe, chiamiamola così, o comunque presunta tale, che ha di nuovo acceso il dibattito e che riguarda, guarda non a caso l'euro, ovviamente argomento sensibilissimo, e fra poco sentiremo appunto che cosa ha detto il Presidente del Consiglio ieri sera, senza scordare che in realtà il cammino è assolutamente ancora in salita e lo hanno dimostrato ieri i sindacati, la CGIL in particolare, scesa in piazza per uno sciopero dei pensionati, ed è stata l'occasione per riuscire a ricompattare anche tutti gli altri sindacati sul tema del lavoro, che ovviamente fa parte anch'esso della famosa lettera inviata all'Europa. In tutto questo i mercati ci penalizzano, perché l'asta dei BTP ha raggiunto cifre davvero altissime, come mai era ancora successo. Allora, il punto da Francorino. Fine settimana all'insegna dell'ottimismo per il Presidente del Consiglio Berlusconi. Avanti fino al 2013, dice. Nessun passo indietro, perché penso ai figli, alle aziende, al paese, che non voglio finisca in mano di una sinistra divisa che va da Bersani a Casini, Vendola e Di Pietro. Berlusconi, davanti agli stati generali del commercio estero, torna ad attaccare i giudici e a denunciare l'impotenza dell'esecutivo, e sulla crisi finanziaria spiega che la speculazione contro l'Italia è un attacco all'euro, una moneta che non convince perché è di tanti paesi, anche se qualche ora più tardi modifica il tiro e dice: le mie parole distorte, l'euro è nostra bandiera. Poi annuncia: realizzeremo tutto ciò che abbiamo promesso, e con la Lega nessun patto segreto per votare a marzo. Sui cosiddetti licenziamenti facili, il Premier chiarisce: non vogliamo licenziare, ma favorire le assunzioni e limitare la precarietà. Nessuno resterà per strada, perché interverremo con la cassa integrazione. E alle opposizioni dice: collaborate. Ma le opposizioni vanno avanti per la loro strada. Bersani, che definisce le misure sui licenziamenti un intervento a gamba tesa, propone a Casini un patto di ricostruzione democratica del paese per la prossima legislatura, con dentro anche Vendola e Di Pietro. Oh, e a proposito dell'opposizione, il PD in particolare è impegnato, perché proprio ieri sera è iniziata a Firenze la tre giorni indetta dal sindaco appunto di Firenze, il 34enne Matteo Renzi, il cosiddetto Big Bang dei rottamatori, e gli slogan erano abbastanza eloquenti, a partire da quello che diceva: i dinosauri non si sono estinti da soli. C'erano almeno 2.000 persone in platea e altre 10.000, così ha detto Renzi, collegate via streaming. E uno degli interventi più applauditi è stato quello di Alessandro Baricco, dello scrittore. Renzi ha una domanda diretta
sulla sua eventuale partecipazione alle primarie ha nicchiato, chi invece non ha nicchiato è stato il segretario del PD, e ci mancherebbe anche Bersani, che però ha detto, non era a Firenze Bersani, che però ha detto parteciperà, ma non perché lo dice lo statuto del PD. Bersani questa mattina sarà invece a Napoli, perché oggi e domani c'è un appuntamento importante per altri 2000 giovani del PD e ci sarà tutto lo Stato Maggiore, a cominciare da Rosi Bindi. C'è però un'altra vicenda che tiene in scacco in qualche modo il governo, ed è la vicenda ormai di Bini Smaghi, del banchiere fiorentino Lorenzo Bini Smaghi. Lo sapete, fa parte del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. L'accordo era che quando arrivava Mario Draghi, cioè fra 2 giorni, il 1° di novembre, lui se ne sarebbe dovuto andare, non è ancora avvenuto. Luca Del Re. Silvio Berlusconi lo ripete, c'è un impegno con la Francia, perché dopo la nomina di Mario Draghi alla BCE non c'è posto per un altro italiano nel board della Banca Centrale Europea. Ne parla anche Pierluigi Bersani del caso Bini Smaghi. Si dimetta per calmare le acque, dice il leader del PD, ma giudica la gestione del caso da parte del governo italiano quantomeno incredibile. Il Colle intanto replica: su di noi nessun pressing, ma che la Francia abbia riaperto, anzi mai chiuso, la polemica sul caso Bini Smaghi è sotto gli occhi di tutti. Ora i francesi sperano che l'accordo tra il premier Silvio Berlusconi ed il presidente francese Nicolas Sarkozy venga rispettato. Serve una soluzione il più in fretta possibile, si legge in una nota diffusa da fonti diplomatiche francesi. Ieri pomeriggio intanto Lorenzo Bini Smaghi era salito al Quirinale da Giorgio Napolitano. Poche le indiscrezioni sul colloquio che il membro del board del BCE ha avuto con il capo dello Stato. D'altronde l'incontro era riservato e personale, e alla fine dal Colle è arrivata la conferma che dall'estero non c'è e non c'è stata alcuna pressione relativa alla posizione di Bini Smaghi per un suo passo indietro. Andiamo invece adesso a vedere come proseguono i lavori in Liguria e in Lunigiana. Fra l'altro la Protezione Civile fa sapere che c'è una sorta di turismo delle disgrazie, non è una novità, ma in questo caso davvero ci sarebbe da evitare, anche perché i collegamenti e le strade sono ancora nella maggior parte dei casi interrotte, e le strade che invece sono aperte ovviamente devono essere lasciate libere per ancora poter portare mezzi di soccorso. Intanto allora il punto da Daniele Magli. Difficile ritorno alla normalità nei comuni colpiti dall'alluvione martedì scorso fra le Cinque Terre e la Lunigiana. I danni sono ingenti e bisogna fare in fretta, perché la prossima settimana c'è il rischio di nuove piogge. È salito intanto a 7 il numero delle vittime accertate. Ieri in una frazione di Borghetto Vara i vigili del fuoco hanno recuperato dalle macerie della sua casa il corpo senza vita di un cittadino romeno. La sua compagna è stata estratta viva, ma le sue condizioni sono gravissime. Per quanto riguarda il numero dei dispersi invece la situazione è ancora incerta, si parla di un numero che va dalle 6 alle 10 persone. Ieri il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza per tutta l'area colpita dalla piena del fiume Magra ed ha stanziato 65 milioni per il soccorso alle popolazioni, mentre sindaci, assessori ed il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando hanno varato un progetto di quasi 7 milioni di euro per mettere in sicurezza gli argini del corso d'acqua esondato. Ma ieri ad Aulla, in Lunigiana, dove forse oggi finalmente tornerà l'acqua potabile, è stato il giorno della rabbia della popolazione e della contestazione nei confronti delle autorità che, dopo un vertice in comune, andavano a fare un sopralluogo lungo il Magra. Tra loro anche il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, a fare le spese dell'esasperazione della popolazione, il sindaco di Pontremoli ed un consigliere comunale della Lega Nord, Michele Lecchini, centrato al volto da un pugno. C'era anche il presidente della regione toscana ad Aulla da giorni, che tra contestazioni e applausi ha annunciato che l'accisa sulla benzina aumenterà di 5 centesimi al litro a partire dal prossimo gennaio, per aiutare l'area colpita dal disastro che è ancora in piena emergenza. Frazioni isolate, strade interrotte, oltre 100 famiglie sfollate e 120 attività commerciali distrutte. Ecco, dicevamo nel servizio che il Consiglio dei Ministri ha stanziato 65 milioni di euro, ma un primo approssimativo calcolo dei danni parla già di 80 milioni di euro. Allora si fa davvero necessario l'importanza, la necessità di un aiuto. Lo sapete, il TG La 7 e il Corriere della Sera hanno attivato, vedete adesso nella grafica, la possibilità di mandare con un sms, ma anche con una telefonata normale da telefono fisso, facendo questo numero 2 euro, e se no c'è anche un numero
numero di conto corrente, lo potete trovare sul nostro sito. Fra un attimo, in conclusione, vi daremo anche tutti gli indirizzi. Intanto adesso parliamo invece di un'opera pubblica importante, era il ponte di Messina, che però l'Europa non ha giudicato fra quelle prioritarie da finanziare. Sembrava che anche un voto alla Camera in qualche modo ne avesse chiuso la storia, invece no. Caterina Bezzarri. Ponte sì, ponte no, anzi, ponte sì. Il ponte sullo stretto, mai così discusso e criticato. Ieri la precisazione di Palazzo Chigi, l'opera si farà. Vicenda lunga e tormentata. Sembrava che il ponte di Messina non venisse più costruito dopo l'approvazione di una mozione dell'IDV che con l'astensione della maggioranza aveva di fatto azzerato tutti i fondi pubblici pari ad 1.770.000.000 di euro. Invece, 24 ore dopo, arriva il controordine del governo. La mozione approvata dalla Camera non cancella la realizzazione dell'opera, che solo in parte sarà finanziata dall'intervento pubblico. È prevista anche la partecipazione di capitale privato, fondi strutturali e altre fonti. Il ponte è una priorità, si era affrettata a dire il ministro Matteoli una settimana fa, nonostante la bocciatura dell'Europa che non l'ha inserita nella lista dei progetti da finanziare. Storia vecchia, quella di unire la Sicilia al continente, risale a più di 40 anni fa, ma è soprattutto con il terzo governo Berlusconi nel 2002 che il progetto prende forza e vigore. Da allora non si è più smesso di parlare del mitico ponte nel bene e nel male. Un tormentone e fonte di polemiche tra ambientalisti e la sinistra, contrari a spendere soldi pubblici per un'opera ritenuta inutile e senza sbocco, e chi invece ancora sostiene che l'opera sta da fare. Nel 2004, quando in pregilo vince la gara, il progetto parte, ma è un parto lungo e faticoso. Nel 2006, con la vittoria del centro-sinistra, l'opera torna nel cassetto. Nel 2008, l'annuncio del governo, il ponte si farà. Finora sono stati spesi 270 milioni di euro, 78 mila euro l'anno solo in carte e progetti. Ma a parte la posa della prima pietra 2 anni fa, nulla è ancora stato fatto. Per la cronaca, ci sarebbe una sorta di associazione segreta che spiava il pubblico ministero di Napoli, John Woodcock, e altri suoi colleghi. Se vi sembra una storia vecchia, in effetti lo è, perché era parte di un'inchiesta aperta ormai anni fa da Luigi De Magistris, l'attuale sindaco di Napoli. Inchiesta che è stata ripresa, ci sono 10 avvisi di garanzia. Ci spiega tutto Silvia Testa. Ancora una guerra tra toghe con al centro un'attività di dossieraggio orchestrata da un'associazione segreta. Appare oggi su alcuni quotidiani la notizia di un'inchiesta avviata dalla procura di Catanzaro contro il sostituto procuratore generale di Potenza, Bonomi. Si tratta in realtà di una vecchia inchiesta già avviata a suo tempo da De Magistris, oggi sindaco di Napoli. Il Palazzo di Giustizia calabrese mette sotto inchiesta Bonomi con l'accusa di associazione, corruzione in atti giudiziari, calunnia, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto istruttorio. Bonomi sarebbe il capo di una rete segreta che avrebbe coinvolto un altro magistrato, Modestino Roca, l'ex capo della squadra mobile di Potenza, Luisa Fasano, e quello della sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, Pietro Gentili. Tra gli episodi più significativi, un dossier falso prodotto con tabulati di intercettazioni fatte al procuratore Woodcock e alla giornalista Federica Sciarelli per sostenere l'accusa falsa che il magistrato avesse consegnato alla giornalista informazioni coperte da segreto istruttorio per la trasmissione Chi l'ha visto. Questi e altri dati riservati sarebbero stati procurati dalla polizia e la denuncia preparata da un cancelliere. L'obiettivo dell'operazione era avviare verifiche disciplinari su colleghi magistrati con lo scopo di intimidirli e renderli più vulnerabili e ricattabili. Ad accusare Bonomi ci sono centinaia di intercettazioni che provano il legame del procuratore generale di Potenza con politici locali e nazionali e magistrati in servizio. Anche telefonate con Gianfranco Mantelli, uno degli ispettori inviati dal ministro Nitto Palma a Napoli per effettuare un'indagine amministrativa nella procura partenopea in merito all'inchiesta sui pagamenti effettuati da Berlusconi all'imprenditore Tarantini con la mediazione di La Vitola. Sono le 7.45, il momento di dare il buongiorno a Edoardo Soldati e dunque passare la linea per lo sport. Buongiorno Flavia, buongiorno anche voi a casa. Allora, grande giornata, la 10ª di Serie A, gli anticipi della 10ª giornata. Dunque, 3 grandi gare, Catania-Napoli alle 18, Roma-Milan alle 18 e poi il clou, diciamo, di Inter-Juventus alle 20.45. Noi cominciamo a parlare proprio del big match di San Siro con Cristina Fantoni. Guai a chiamare la sfida scudetto per chi è davanti, la Juventus, e per chi affannosamente insegue l'Inter con la metà dei punti della capolista.
Il derby d'Italia per antonomasia è, per dirla alla Ranieri, una delle 84, come i punti poi ancora in palio, ultime spiagge che i nerazzurri potranno sfruttare per invertire la rotta di una stagione nata male e proseguita senza serenità. Tanto che più che i numeri del modulo da mandare in campo con Zárate in rampa di lancio, il tecnico romano confida nel pallottoliere dei rigori subiti, già 5 in 10 giornate. Sono positivo perché se andiamo di questa media sarebbero 25 rigori contro, no, a fine anno, per cui non credo che, per cui dovrà, gioco forza, dovrà cambiare questo trend, insomma. Se mister Ranieri sceglie l'ironia per scacciare i fantasmi, contando anche sull'esperienza del designato arbitro Rizzoli, Antonio Conte sposa altri intenti, lanciando una sorta di operazione antipatia in casa bianconera, per motivare una squadra già agguerrita che non perde una partita ufficiale da maggio, ma che deve tornare davvero indigesta per gli avversari. Non ho mai trovato un vincente che non risulti antipatico, anche perché chi vince suscita invidia, suscita cattiveria, suscita comunque gelosie, perché tutti vorrebbero stare al tuo posto. Indigesto sicuramente l'ultimo deferimento subito da Ranieri, dopo Atalanta-Inter, con termini ingiuriosi verso l'arbitro, fa riemergere la romanità del tecnico. Mi auguro che abbia ragione. Ma che gli ho detto? A Roma si dice, ma che ti ho detto, Cotica? Non lo so, è una cosa incredibile. Ranieri è già su di giri, c'è attesa anche per il confronto dell'Olimpico di Roma fra i giallorossi di Luis Enrique e il Milan. Tra l'altro, fra le panchine ci sarà anche l'incontro dopo tanti anni tra il tecnico spagnolo della Roma e Mauro Tassotti, il secondo di Allegri. Ai mondiali del 94, quando giocavano con l'Italia e Spagna, Tassotti con una gomitata ruppe il naso proprio a Luis Enrique. Sentiamo Bruno Vesica. Lo scorso maggio fu l'apoteosi rossonera, con lo scudetto conquistato proprio sul prato dell'Olimpico ai danni di una squadra che in quella sfida cercava i tre punti del possibile ingresso in Champions League. Roma-Milan torna a distanza di quasi 6 mesi, con volti nuovi ma soprattutto con significati diversi. Vuoi perché siamo ancora a inizio stagione, ma soprattutto perché stavolta gli obiettivi sembrano essere diversi. E nonostante Massimiliano Allegri l'abbia definita una sfida a scudetto, a contraddirlo ci pensa il suo superiore Adriano Galliani. Mi interessa essere primo in classifica, credo il 13 maggio del 2012. Per il numero 2 rossonero invece, il vantaggio della Roma, così come della Juventus, sarà almeno per ora un altro. Io penso che al Milan daranno filo da torcere molto la Roma e la Juventus, perché non giocando le coppe europee, che è una iattura terribile per i bilanci, per la visibilità, per i marchi, per gli sponsor, è però un vantaggio per chi gioca solo il campionato, perché mentre tu sei in giro per il mondo a far fatica, gli altri si allenano. Per questo anticipo delle 18, Allegri recupera Nesta e Zambrotta, ma perde Mexès per una microfrattura alla mano. In casa Roma invece Luis Enrique, oltre che a Capitan Totti, dovrà fare ancora a meno di Rossi e Kjær, ma spera di recuperare il bosniaco Pjanic, in una squadra che non è mai stata la stessa nelle 9 partite sin qui giocate. Inoltre il tecnico giallorosso tornerà a incrociare Mauro Tassotti, che durante Italia-Spagna ai mondiali del 94 lo mise KO con una gomitata che fece scalpore. Ma il tecnico asturiano ha già perdonato ed è pronto stasera a stringere la mano al collega rossonero. E oggi è sabato ed è anche la giornata dell'anticipo della Serie A di basket, rigorosamente in diretta sulla 7. Alle 17.50 ci sarà Bennett Cantù contro Scavolini Siviglia-Pesaro. Sentiamo Ugo Francicanava. Correva l'anno 1981, Cantù navigava solitaria in cima alla graduatoria e nel suo futuro si prefigurava l'immagine della Coppa dei Campioni che avrebbe vinto al termine di quella memorabile stagione. Erano 30 anni esatti che Cantù non si ritrovava in testa da sola, ma alla Bennett non vogliono interpretare questa leadership in alcun senso che non sia quello dell'affrontare una partita alla volta. Fino adesso siamo in testa alla classifica, bene. Questo è iniziato 2 anni fa, piano piano si è strutturata una squadra, quest'anno ancora si è rinforzato di più. Sappiamo che non sarà così tutto l'anno, però abbiamo fiducia nella nostra squadra e nel lavoro che facciamo. Certo però che la posizione di vertice di Cantù è tutto fuorché frutto del caso. Equilibrio nelle rotazioni, polivalenza dei giocatori chiave, un giusto ritocco sotto canestro come il georgiano Shermadini, l'esperienza dei senior, il tutto mixato con la rigorosità di Trinchieri. L'esame che attende la Bennett è però di quelli probanti. Pesaro, che ha usufruito del turno di riposo, ha recuperato James White e delle schiacciate e con il suo basket spettacolo ha già affondato la corazzata Milano.
Bene, da noi si gioca, invece in America continua a non giocarsi perché la NBA ha annunciato di aver cancellato tutte le partite di regular season fino al 30 novembre. Dunque continua il blocco per il mancato rinnovo del contratto collettivo. Chiudiamo con la Formula 1 che per la prima volta approda in India. Il nuovo circuito sembra portare bene al ferrarista Felipe Massa. Il pilota paulista ha ottenuto il miglior tempo nelle prove del venerdì, decisamente impegnative a causa della pista molto sporca di sabbia. Massa ha reso omaggio a Marco Simoncelli sfoggiando il numero 58 sul suo casco. Il campione del mondo Vettel ha un ritardo di 88 millesimi di secondi e precede l'altra Ferrari di Alonso, staccata di 2 decimi da Massa e fermata dalla rottura del motore. In tarda mattinata verrà definita la griglia di partenza. Ed è tutto per lo sport, a te la parola Flavia. Edoardo, allora noi prima di salutarci vogliamo ricordare ancora l'SMS solidale, ma anche solo la telefonata per aiutare le popolazioni della Liguria e della Lunigiana. C'è anche un numero di conto corrente, troverete tutto anche sul nostro sito www.tgla7.it. E adesso invece vi lascio ad Andrea Pancani e i suoi ospiti di Omnibus. Noi ci vediamo, se volete, domani mattina. Buona giornata.